C'è il pienone all'Atatürk Olympiad Stadi, nessuno è voluto mancare a questo appuntamento, troppo ghiotta la possibilità di vedere all'opera da vicino queste due squadre. Un caloroso saluto da Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniela Dani, gara attesissima per tifosi e addetti ai lavori. Di fronte ci sono Big Trouble e International. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier. Di sicuro, però, stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni, da non perdere. Punizione da una mattonella molto interessante. Pallone che è uscito, sarà rinvio dal fondo. Mount. Ecco Ginola. Lancio troppo lungo, nessun problema per il portiere. Emerson Leite. C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. È sicuramente uno dei giocatori più interessanti in campo oggi. Ha tanta qualità, poi sono i numeri da fuori classe. Io non ho dubbi sul fatto che ci farà divertire. È il capocannoniere di questa squadra e ci sono ottime chance di veder comparire il suo nome sulla lista dei marcatori del match. Può venire avanti. Non può sbagliare da lì. Perde una palla, tocco da dimenticare. Pallone per Ginola. C'è spazio per lui. Pallone in rete, si aprono dunque le marcature. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Fernandez. Pallone per Ginola. Interrompe l'azione e recupera palla. Ottima qui l'imbucata. Palo, attenzione, ancora lì. Riescono a recuperare bene. Palo decisivo per impedire loro di allungare e portarsi più due. Il portiere non sarebbe mai potuto arrivare su quella conclusione. Grande intervento del difensore. Ginola. Palla per Núñez. Ha diverse soluzioni, occhio. Palla gol per Mount. E c'è il gol, allungano, portandosi a più due. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Fernandez. Renan Lodi. Avanza palla al piede. Cross in mezzo per Mahrez. Calcola bene, in sicurezza qui l'intervento del portiere. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Sono comunque avanti a rispetto di una minore supremazia territoriale. Preferiscono lasciare il pallino del gioco in mano avversaria e colpire di rimessa quando ne hanno l'occasione. Beh, fin qui la tattica ha funzionato. Devono stringere i denti qui se vogliono portarla a casa. Gli avversari stanno reagendo. Darwin Núñez. Occhio al pallone filtrante. Tutto fermo, sale la bandierina sulla verticalizzazione. Non ha visto la linea che saliva e ha ricevuto palla oltre l'ultimo difensore, doveva temporeggiare. Alza la traiettoria. Benoit Badiashile. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Ha campo a disposizione. Fischia l'arbitro e manda le squadre a riposo.
Comincia la seconda frazione di gara. Attenzione, pericolo. Alisson dice di no. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Palla in area di rigore. Brutta difesa qui, palla ancora pericolosa. Nulla di fatto dunque. Mahrez. Traversone sul primo palo. Capisce tutto il portiere che spezza questa trama. Ginola. Occasione importante. L'ha messa dentro. Un gol fantastico. Ha colpito il portiere. Ora conducono per 3-0. Gran palla dentro. C'è un'altra occasione per loro. Palo, non è finita. Respira dopo essersela vista brutta sulla conclusione precedente. Respinta dal palo qui il portiere. La buona sorte lo ha sicuramente aiutato nella circostanza e ci sta. A metri lungo la fascia per avanzare. Si salvano, qui gli è andata bene. Sale Ginola. Ottima lettura in un'azione delicata. Attenzione, tutto solo. E la mette. Non sbaglia nemmeno questa volta. Hat-trick. Tripletta per lui. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Emerson si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Darwin Núñez. Holanda. Grande tempestività di questo intervento. Ginola. Ecco Ginola. Occasione d'oro questa. Brutta disattenzione, pericolosa. Gioco fermo, c'è l'offside, anche se davvero di pochissimo. Emerson. Tackle efficace qui. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Sale Ginola. Ottima posizione qui. Palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio questa occasione da distanza ravvicinata. Pier ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Un fallo sciocco che concede una posizione davvero invitante. Sostituzione in arrivo. Palla che è passata non di molto sopra la traversa. Ha calciato davvero bene. È andata alta di poco. Emerson. Ancora 5 minuti da giocare. Si fa portare via il pallone. Occhio a Ginola. Dribbling secco. Azione che può diventare pericolosa, occhio. Conclusione che non trova lo specchio, decisiva la sua deviazione. Okocha. C'è campo per la ripartenza. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Non va la ripartenza, buono il recupero difensivo. Finisce il match con la felicità dei tifosi della formazione di casa per questa bella vittoria.